viaggi, che soprattutto sul tema della sanità, ma su tanti altri argomenti, cercano sempre di rompere le balle su qualunque cosa. È chiaro che su grandi numeri qualcosa purtroppo può non funzionare, ma in generale la sanità lombarda, i trasporti lombardi, quello che è la Lombardia nel mondo, è nel mondo, ho detto, non in Italia, nel mondo, è un'eccellenza che noi dobbiamo riconoscere. E quindi io non ho tanto da dirvi questa sera, perché appunto, come ci sono momenti della vita di tutti quanti, no? E quindi io vi dico, Pietro dice facciamo continuare così la Lombardia, io dico che dobbiamo far migliorare ancora la Lombardia. Come? Con le persone giuste. Pietro è una persona giusta, io lo conosco da tanti anni, alcuni di voi magari lo conosco da tanti anni, c'è qua tuo fratello, tu lo conosci da quando sei nato, ci sono i cugini, quindi come sempre è una questione di famiglia alla fine, perché questa, come dicevo ieri sera in un altro evento, è una grande famiglia alla fine. E la grande famiglia sa che il parente risponde al telefono, lui risponde al telefono, io rispondo al telefono, Silvia risponde al telefono. Quindi noi siamo persone di famiglia. Chi entra nella grande famiglia entra nella grande squadra. E quindi vi dicevo, in queste settimane ci stanno rompendo le scatole sulla qualunque motivazione è valida per attaccare il buon governo di Regione Lombardia, che è buono, e io ve lo dico perché peraltro lo sto pure provando, oltre che essendo lombardo dall'accento, lo sentite, ed essendo uno degli amministratori che Lombardia ha cercato di dare tanto, avendo fatto tantissime esperienze in comune a Milano. Io ero nella giunta, nell'ultima giunta di centrodestra, che è quella che ha portato Expo 2015, che voi qua conoscete anche per ragioni di area, insomma, di area territoriale. Sono quello che ha portato 900 milioni di euro per il prolungamento della metropolitana, la M5 fino a Monza, tra Milano e Monza, il prolungamento di tutte le altre metropolitane, e voi sapete perfettamente che cosa significa area B, perché probabilmente molti di voi hanno dovuto o dovranno cambiare la macchina, il veicolo commerciale della propria azienda, perché a causa delle scelte ideologiche del PD, in questo caso di Sala, che potrebbero essere riprese esattamente in maniera speculare in Regione Lombardia, facendo della Regione Lombardia, mettendo il freno a mano nella Regione Lombardia, cosa che invece è la cosa più stupida che si può fare. Piuttosto lascia fare, piuttosto non fare un tubo. Noi, i lombardi, chi è diventato lombardo vivendo per tanti anni qua, ha reso grande la Regione Lombardia ed è capace di fare. Se invece gli rompi le scatole, crei un danno a Milano, alla provincia di Milano, alla Lombardia e all'Italia. Allora io mi occupo di programmazione economica e su questo tema noi per esempio stiamo investendo tantissimo per quanto riguarda le Olimpiadi del 2026, le Olimpiadi invernali, ma c'è una logica, perché la Lega non solo aveva contribuito a portare Expo 2015, un successo che sicuramente ha fatto tanto per Milano e come lanci il sasso e chiaramente i cerchi nello stagno, i cerchi si allargano. Ma noi oggi stiamo parlando, visto che ci sono altre manifestazioni internazionali, altre scelte, altre possibilità di altre città, che lasciamo stare il periodo del Covid che era chiaramente inaspettato, era impossibile da pensare prima. Beh, noi avevamo pensato allora nel 2018 a quale potesse essere una delle grandi manifestazioni internazionali che avrebbero dato una nuova vetrina giallo verde. I grillini non volevano le Olimpiadi, tanto che vi ricorderete, a Roma hanno rifiutato, a Torino non le hanno volute, eccetera eccetera. Noi abbiamo insistito, grazie a Fontana, e infatti se ci saranno le Olimpiadi invernali è solo merito, e questo, su questo sfido chiunque, ma io, anche le invenzioni più, le panzane più grandi di Maiorino & Company non possono arrivare a tanto, solo perché Attilio Fontana e Luca Zaia hanno anticipato i soldi, hanno fatto delle iniziali finanziamenti, l'iter delle Olimpiadi è partito e le Olimpiadi ci saranno nel 2026. Questo cosa significa?
chiaramente una grande manifestazione internazionale. Dal punto di vista del marketing, attenzione, Milano e la Lombardia e il Veneto saranno in giro per il mondo, quindi nella stessa logica che abbiamo seguito per Expo. Ma questo significa per noi avere 2 miliardi di investimenti in infrastrutture. Questo significa chiaramente maggiore qualità della vita, perché se noi raggiungiamo il punto A e il punto B con più velocità, quindi meno tempo impiegato, possiamo impiegare quel tempo per, non so, per la propria Per la passione, per famiglia. la propria famiglia, se proprio non abbiamo un tubo da fare, persino per litigare con la suocera, figuratevi. Però il tema vero è che si migliora la qualità della vita di tutti noi, perché andiamo con maggiore velocità, in maggiore sicurezza e quindi siamo tutti più contenti. Dunque, per questa ragione, io veramente, in modo accorato, vi invito anche a fare un po' di proselitismo, facendo come vi dicevo e accollandosi un po' di responsabilità civile, perché la nostra responsabilità oggi è quella di convincere qualcuno che magari si è rotto le scatole, che non funziona quello e non funziona quell'altro, quello che si lamenta sempre, perché ci sono sempre i lamentoni, va bene tutto. Domani andiamo dall'edicolante, al bar, dove andiamo? Andiamo, parliamo con l'amico, noi abbiamo una rubrica qua dentro con un sacco di numeri. Beh, ricordiamoci di salutare la prossima volta il cugino che abita sempre in provincia di Milano o in Lombardia e dirgli, oh, guarda che se i treni vanno, se le metropolitane ci sono, se, beh, non è che è capitato così, è perché c'è stato un investimento nel corso di 30 anni che ha portato tutto questo e che sta già guardando avanti per i prossimi decenni, comprese per esempio le Olimpiadi. Questo da dove passa? Passa oggi dal governo della regione e chiaramente dal governo centrale, oltre che dall'Europa. Ecco, avere l'Europa, il governo, il Parlamento e un consigliere regionale di cui voi avete il numero di cellulare perché è nel pezzantino che avrete a fine serata, questo è un plus per tutti noi. Io vi ringrazio veramente, vi auguro buon di quello che è veramente la richiesta che vi facciamo. Naturalmente, votando me, stiamo continuando a votare il centrodestra, andremo a votare Attilio Fontana, quindi continueremo su questa scia, ma vi chiediamo una cosa in più, di chiedere veramente al parente, alla fidanzata, al fidanzato, alla suocera, al cugino, di esprimere la stessa idea, quindi di votare sempre allo stesso modo, barrando il simbolo della Lega e scrivendo a fianco Marrapodi. Questo è quello che dovreste fare, se vorrete farlo, il 12 e il 13 febbraio per fare sì che la Lombardia continua ad essere grande in Italia, in Europa e nel mondo. Grazie.